in collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto. Asset, quando il cittadino è al centro. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia. Buonasera cari amici, benvenuti, appuntamento prenatalizio con la nostra trasmissione ed è, lo diciamo subito, una puntata speciale, un po' diversa dai nostri consueti canoni, tuttavia non mancheranno servizi ed immagini perché, come molti di voi sapranno, si sono giocati i turni nei vari campionati. Tra venerdì e ieri sono scese in campo le nostre compagini di Serie C, mercoledì invece l'ultima di andata in Serie D con in luce la Vigor Senigallia che si è imposta nel derby di San Benedetto del Tronto, mentre il Fano è stato beffato nei minuti conclusivi a Monterotondo quando già stava assaporando un successo che sarebbe stato fondamentale. Tre punti d'oro invece per l'Atletico Ascoli sul campo del Riccione, mentre è caduto in casa il Fossombrone con il Tivoli. Non dimenticheremo ovviamente la finale di giovedì sera della Coppa Italia di Eccellenza, Senigallia tra Maceratese ed Osimana. Di tutto questo parleremo con Ivo Panichi, presidente del Comitato Regionale della Federcalcio Marche. Buonasera Ivo. Benvenuto. Buonasera a voi e buonasera ai telespettatori. E buonasera alla nostra Giulia. Ciao, buonasera, Giulia. Buonasera. In splendida versione natalizia, tu rispettando la tradizione, no? Assolutamente. Letterina Babbo Natale. Tutto fatto. Regalo sotto l'albero questa sera. Non resta altro che aspettare. Esatto, non resta altro che aspettare, ma è questione davvero di pochi minuti. Ai nostri tempi la letterina si metteva sotto al piatto. Esatto, esatto, esatto. Anch'io me lo ricordavo infatti questa cosa. Senti, si chiude anche il 2023, no? Da un punto di vista calcistico, come lo definiamo? Gratificante nonostante tutto? Quel nonostante tutto che dico io è riferito per esempio alla famosa legge di riforma dello sport, no? Che forse auspicabile, qualche volta ne abbiamo anche parlato insieme per regolamentare il settore, ma che ha imposto tutto sommato dei vincoli burocratici che non erano del tutto necessari. Partiamo da qui, qual è il tuo pensiero? Ma mio pensiero, diciamo che questo l'abbiamo detto anche alle società, noi abbiamo fatto due incontri con tutte le società delle Marche, con un esperto in materia, il dottor Sinibaldi, e l'ho detto anche in quelle occasioni, questa è una norma che nessuno di noi voleva, non la voleva la Lega Dilettanti, non la voleva la Federazione, non la voleva il Comitato Regionale, non la voleva le società, quindi credo che il commento viene naturale, viene spontaneo, però purtroppo essendo una legge dello Stato alla fine ci si deve in qualche modo adeguare. Diceva Ferrini, non capisco ma mi adeguo. Ma mi adeguo, ecco. Devo dire che poi il presidente Abete ha fatto anche delle lettere a tutte le società e dove ha spiegato un po' tutte le vicende, tutto il percorso che è stato fatto. E rispetto al decreto originale abbiamo avuto anche la nostra forza portato a dei miglioramenti, no? Per esempio, non ultimo, quello più importante secondo noi è stato di aver liberalizzato tutti i condizionamenti vari, fiscali, di tutti i tipi, fino a 5.000 euro. Sì. Significa che l'85%, questi sono i numeri, l'85% dei tesserati rientrano in questo range limito, esatto. In questo sì, range. Sì, esatto. Poi sono state fatte anche altre tutte modifiche in corsa, no? Sì,
altre sollecitazioni, per esempio, ecco, due si sono già concretizzate: l'adeguamento dello statuto per le società, che doveva essere entro il 31 di dicembre, sarà entro il 30 giugno del 2024. Le altre norme relativamente ai collaboratori, eccetera, eccetera, anche lì doveva concludersi tutto entro il 31 ottobre, invece adesso sarà 31 gennaio. Nel frattempo la Lega Dilettanti sta facendo altre sollecitazioni. Il presidente Abete ha chiesto al ministro Abodi di fare visita nella sede della Lega Dilettanti e ci ha invitato a tutti noi, tutti i presidenti dei comitati regionali, perché appunto ha detto: voglio fargli sentire al ministro anche la vostra voce, oltre che la mia. E ci ha dato anche delle speranze di ulteriori miglioramenti. Adesso io non vorrei, diciamo così, dire delle cose che poi magari non si verifichino, no? Però ci saranno ancora ulteriori miglioramenti. Tu giustamente parlavi dei profili giuridici, sai però quale potrebbe essere il rischio vero? Quello, a mio avviso, di mettere a repentaglio il patrimonio più grande sul quale si regge il sistema, e non è il patrimonio economico, no? È quello della passione. Certamente sì, perché nella Lega Dilettanti il patrimonio economico... Sì, no, vabbè, è fondamentale. Se non ci fosse la passione, però... se non ci fosse il volontariato, sì, esatto. È chiaro che patrimonio economico nel mondo del calcio lo determina la Serie A e in parte la Serie B. E loro però sono 40 squadre, no? 40 società. Noi solo nelle Marche ce ne abbiamo 450, insomma, quindi parliamo di numeri, però loro poi sono quelli che generano profitti o perdite. Ma il discorso sarebbe molto ampio e non mi compete, però qui voglio dire un qualcosa di cui usufruiamo anche noi, perché noi abbiamo l'1% come Lega Dilettanti dei diritti televisivi, e 1% per la Lega Dilettanti su 1,5 miliardi significa 11-12 milioni di euro, insomma, che non è poco, no? Non sono bruscolini. Ecco, questo ci consente anche di poter garantire ancora la gratuità arbitrale, per esempio, ci consente di fare anche altre. Di accorpare nella gestione della Lega Dilettanti alcuni aspetti che diversamente andrebbero a carico delle società. Quindi da tutto questo mondo comunque anche noi dobbiamo, non dico ringraziarli, però insomma tener conto che ne beneficiamo anche noi. Ovviamente sì. Allora, dicevamo, andiamo a vedere anche i primi servizi, in modo particolare il derby di mercoledì sera, quello che si è giocato alla Riviera delle Palme, con la bella vittoria della Vigor Senigallia, che ha espugnato San Benedetto per 3-1, una bella dimostrazione di forza da parte della formazione di Aldo Clementi, e si aprono delle riflessioni importanti invece in casa san benedettese. Vediamo. Una storia che nasce nel cuore del nostro mare. Copemo, da generazioni, è la scelta di fiducia per gli amanti del sapore autentico. Ogni giorno selezioniamo con cura i migliori frutti di mare e li lavoriamo seguendo le antiche tradizioni per garantire la qualità che dalle profondità marine arriva in tavola. Il nostro è un viaggio di dedizione e passione, e ogni volta che scegliete Copemo siete parte di una storia lunga generazioni, una storia di mare aperto, di impegno e di amore per il gusto autentico. Tuffati nell'Adriatico, cuore marittimo d'Italia, assaporando i nostri frutti di mare, il connubio perfetto tra freschezza e genuinità che solo il nostro mare sa offrire. Copemo, i frutti del mare sono il nostro sapere. Non sarà un buon Natale per la San Benedettese, che viene sconfitta per la prima volta in stagione a Riviera delle Palme, cedendo il passo ad una Vigor Senigallia cinica nello sfruttare le occasioni. I rossoblù possono recriminare contro la sfortuna, visti i legni colpiti e le occasioni mancate. Lauro deve fare a meno di Barberini, squalificato, che viene rimpiazzato da Scimia al rientro esso stesso dal turno di stop, e decide di affidarsi al 4-4-2 affiancando Martinello a Tomassini e sacrificando Alessandro, che si accomoda in panchina, così come il rientrante Chiatante. Solido 3-5-2 per la Vigor Senigallia, con Cheriota e Ballello di punta e l'ex Marini a comandare la difesa. La partenza per gli uomini di Lauro è subito forte, perché già al primo Martiniello ci prova, ma Roberto para a terra. Al quarto la gara si sblocca.
Cross dalla destra di Battista, Cardoni di testa al centro area, lasciato solo, Roberti respinge come può, ma il numero 77 è lesso e porta in vantaggio i suoi, meritatissimi. Primo gol per Cardoni in campionato, aveva segnato solo all'esordio in Coppa Italia, 1-0 e gara che si sblocca. La Samba è padrona del campo, all'ottavo ci prova Tomassini su punizione, ma la traiettoria sfiora il palo. Al tredicesimo si vede Scimia, ma non è fortunato, calciando fuori. Un minuto dopo l'incredibile pari ospite, triangolazione al limite dell'area, Gambini serve Baldini che è tutto solo sulla sinistra, tira a incrociare che supera Coco e che probabilmente finirebbe sul fondo, ma intercetta un piede di Siri e la palla finisce in rete, 1-1 è tutto da rifare. Si arriva al 26esimo quando la Samba ha l'occasione per passare di nuovo avanti. Cross di Battista da dentro l'area, Tomassini sul secondo palo arriva a un metro dalla linea della porta. Roberto salva miracolosamente, ma il numero 9 reclama il gol. Per l'Arbe però si può proseguire. Al 35esimo Tegola per la Samba, Cardoni alza bandiera bianca e fa il suo esordio Touré che si sistema in mezzo al campo. Trascorrono tre giri di lancette e si consuma l'ennesimo episodio dubbio delle ultime settimane. Tomassini cade a terra in aria, ma per il signor terribile è tutto regolare. Prima dell'intervallo l'occasionissima ce l'ha proprio Touré di testa, ma Roberto è ancora bravissimo a dire no. La ripresa si apre con un tiro di Cariota che non inquadra la porta. 120 secondi dopo si vede Battista, il quale serve Pagliari, cross teso, Roberto respinge di pugno, palla Zoboletti che tira dai 20 metri, ma la conclusione è centrale. L'Aulo si gioca la carta Alessandro al posto di Martinello, ma è troppo incisivo e due minuti dopo Scimia raccoglie palla da posizione angolata e calcia colpendo in pieno la traversa. La giornata sfortunata viene certificata al 22esimo quando Sirri calcia una punizione, ma colpisce anche lui la trasversale con la palla che rimbalza in campo. Il tifo a Riviera è sempre più incessante, ma nel momento di maggiore pressione la Vigor colpisce. Corre il 38esimo quando Baldini serve Cariota in area. Coco incerto nell'uscita e va a terra senza riuscire a fare sua la sfera, che Broso tutto solo riesce a spedire in rete. 1-2 e Riviera gelato. Entrano Leonardo e Pietro Paolo per gli stanchissimi Pagliari e Scimia, ma al 43esimo la Vigor la chiude. Mancini avvia un fulmineo contropiede dopo una chiara trattenuta su Battista, non ravveduta dal direttore di gara, e serve Scheffer che tutto solo entra in area e trafigge Coco in uscita bassa. 1-3 e addio sogni di aggancio al campo basso in testa alla classifica. Al fischio finale scatta la festa per gli uomini di Clementi, mentre i rossoblù di casa vengono chiamati al rapporto alla curva nord, che fa sentire la propria voce con la prima contestazione della stagione. Ora ci saranno due settimane di stop per riordinare le idee e recuperare le forze in vista del restart fissato il 7 gennaio contro il Sora. Siamo qui in questa vigilia di Natale col presidente della Federcalcio Marche, Ivo Panichi. Ivo, mi chiedevo, ma un presidente, il presidente della Federcalcio Marche in questa situazione specifica deve essere un super partes o può avere una squadra del cuore? Se sì, qual è? A livello regionale ovviamente nessuna, insomma, nessuna. No? O tutte meglio, no? Forse tutte, ecco, appunto, meglio tutte. E a livello generale sì, io ho una simpatia per l'Inter, e purtroppo in settimana c'è stato qualcosa che ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, però lo sport è questo, perché come diceva Bosco, la partita finisce quando arbitro fischia e quando arbitro ha fischiato il risultato era 1-2. Ma Ivo, è più facile dirigere un'azienda o una società, un gruppo variegato di società dilettantistiche come quelle che appunto ci sono nelle Marche, sono più di 450? Ma io ho avuto tutte e due le esperienze, perché nella mia vita professionale sono stato un dirigente di un'azienda importante. Diciamo che sono completamente diverse le due cose. Da una parte trovi situazioni dove, posso dire una cosa vissuta personalmente, all'inizio della mia carriera in azienda si faceva il confronto tra il budget e il consuntivo ogni 6 mesi, quando negli ultimi anni di attività si faceva ogni 10 giorni, insomma, no? Quindi se poi nei 10 giorni ci capitavano 2 sabati e 2 domeniche, vi rendete conto di che cosa, quindi c'è un controllo molto più attento, ci sono degli indicatori, dei parametri che bisogna tenere sotto controllo sempre. Nel mondo del calcio dilettantistico regionale è chiaro che la nostra
la nostra attività, la mia del consiglio direttivo, è quello di cercare di far applicare le norme, di essere super partes, di fare in modo che il tutto possa svilupparsi nel miglior modo possibile. Quest'anno, ecco, appunto, come diceva Andrea prima, in passato abbiamo avuto il Covid e poi altre difficoltà, poi questo decreto sul lavoro sportivo ci ha impegnato a tutti, ha impegnato a noi, ha impegnato le società e ci siamo ancora dentro, non siamo ancora fuori. Volevo intervenire, noi siamo una trasmissione sportiva e non siamo abituati a parlare chiaramente di bilanci o di conti economici, però avete anche mandato un segnale significativo, direi, di recente, visto che avete utilizzato l'avanzo di gestione per ridistribuirlo, no, alle società, mi pare 350 euro. Diciamo, non è una cifra, però è un attestato di vicinanza, come lo vogliamo chiamare. Ma io adesso, sai, non è che posso fare io le lodi del presidente del comitato. All'acquaiolo non si chiede mai come la propria acqua. Del consiglio, non posso essere io. Però diciamo che l'anno scorso abbiamo avuto, parliamo adesso sotto l'aspetto economico, abbiamo avuto un bilancio super, super positivo e abbiamo deciso di accantonare la cifra per eventuali esigenze e necessità. Quest'anno, intendo dire, la stagione 22-23, abbiamo avuto ancora una volta un risultato positivo e abbiamo detto è inutile che accantoniamo, cerchiamo di anche se, come dicevi, non, 350 euro non cambia la vita di nessuno, insomma, però è un segnale, ma oltre al fatto che sia un segnale, noi applichiamo anche, per esempio, rispetto al range della tassa di iscrizione che indica la Lega Nazionale Dilettanti, noi le iscrizioni abbiamo mantenuto la cifra minima così come l'anno scorso. Sì, perché c'è un margine di discrezionalità, no? Che voi potete utilizzare tra, sì, un minimo e un massimo come iscrizioni per i vari campionati. Esattamente, noi abbiamo applicato anche quest'anno intendo 22-23, ma anche 23-24, abbiamo applicato il minimo. Diciamo che al di là della gestione dei campionati, dove comunque abbiamo fatto, per esempio, adesso torno un attimo indietro, ma quando c'è stato il Covid abbiamo tenuto una certa linea anche sugli organici, senza fare come è stato fatto in altri comitati, che sono state aumentate le squadre nelle varie categorie, e qualcuno ancora oggi sta facendo tante retrocessioni per riportare gli organici alla normalità. Noi invece abbiamo 16 squadre in tutti i gironi di tutte le categorie, insomma, quindi abbiamo seconda categoria compresa. Abbiamo poi, ecco, la gestione economica, noi abbiamo un organico che è il organico, parlo di impiegati, che è il più basso d'Italia. Razionalizzazione massima del personale in assoluto, se poi lo guardiamo in senso relativo rispetto al numero delle squadre o rispetto a, allora siamo distanziati non so quanto, insomma si cerca di tenere il tutto, di gestire il tutto con un criterio di attenzione, e io dico questo, lo posso dire perché è un pensiero mio personale, che è quello di dire: quando spendi i soldi tuoi, puoi anche essere libero di... Quando gestisci i fondi altrui... I soldi degli altri devi essere ancora più attento. Senti, a proposito di numeri, c'è un primato di cui andate legittimamente orgogliosi, anzi forse è meglio dire andiamo legittimamente orgogliosi, tu sai forse a cosa mi riferisco, ma quello del famoso rapporto tra tesserati e popolazione, perché le Marche sono in testa da un pezzo con un tesserato alla Federcalcio, pensa Giulio, ogni 43 abitanti, mentre se non sbaglio la media nazionale è di 1 ogni 72. Questo non significa abbassare la guardia, no, a livello di settore giovanile, anzi forse è uno stimolo ulteriore per migliorarlo questo primato, per consolidarlo, fai tu insomma. Ma allora qui diciamo che il merito è sempre delle società, dei presidenti delle società e dei dirigenti delle società, perché le società
loro le fanno, non le facciamo noi. Beh, no? Sì, quindi, questo sicuro. Quindi noi certamente possiamo favorire, possiamo aiutarli nella gestione. Ma c'è adesso un altro aspetto molto importante, adesso i numeri precisi non me li ricordo, ce l'ho sul telefonino ma l'ho lasciato là. La federazione, la FIGC, ogni anno fa una pubblicazione che è il report di tutte le attività che si sono svolte nell'anno, a partire chiaramente dall'attività dei professionisti, poi delle nazionali, poi dei settori giovanili, poi di tutte queste cose. E adesso c'è un altro indicatore che riguarda la Lega Dilettanti, e è un indicatore che prende diversi parametri, adesso è inutile entrare nel merito, ma li suddivide per abitanti delle province, fino a 250.000 abitanti, poi da 250.000 a 500.000 e oltre. Noi naturalmente oltre non ce l'abbiamo perché le province nostre c'hanno. Fino a 250.000 abitanti, parliamo in Italia, la prima è Ascoli Piceno. In assoluto, ma con distacco. La quarta, sentite questa, la quarta è Fermo. E una volta stavano insieme Ascoli Piceno e Fermo. Sempre, chiaramente, in termini, di rapporti. Insomma, la provincia più, quella da fino a 500.000 abitanti, Ancona, è quarta. Quindi, tutti gli indicatori, come li prendi, nelle Marche c'è questa grande. Diciamo che ad ogni campanile c'è quasi un campo sportivo e quindi corrisponde una società. Direi proprio di sì, perché i comuni mi pare che sono 240, nelle Marche, e le società sono 450, insomma, quindi adesso andiamo a vedere, Ivo, un servizio su un piccolo centro che si sta facendo onore, che è Fossombrone, anche se magari nella partita di mercoledì non sono stati proprio molto molto fortunati, però rimane un 2023 strepitoso per questa società che proprio attraverso gli spareggi nazionali ha conquistato l'accesso in Serie D e ha disputato comunque una ottima prima parte di stagione. Vediamo il servizio su Fossombrone Tivoli. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Vince il Tivoli in una partita vincente che poteva andare in un altro modo, ospiti bravi, arbitro però non all'altezza della situazione. Fossombrone, quattro difensori, Pagliari, Germinale e Battisti in attacco, con il nuovo arrivato Lorenzoni a ridosso delle punte. Casolla in panchina, ospiti quattro difensori, Savi e il bomber Maurizio in attacco e il numero 7 Pellegrini pronto a inserirsi. Si inizia con il Fossombrone subito alla ricerca del gol, al sesto sul proseguo di un calcio di punizione, delizioso pallonetto per Pagliari che da pochi metri dall'area piccola si lascia deviare però il tiro, nemmeno il tempo di imprecare, un minuto dopo calcio di punizione dalla fascia sinistra, Rovinelli sfiora di testa in area quel tanto che basta e insacca il vantaggio per il Fossombrone. Quattro minuti dopo ancora Fossombrone vicino al raddoppio, palla in area per Conti, si salva il Tivoli ma il numero 8 bianco-blu ci mette comunque del suo. Nemmeno un giro di lancette, difesa del Fossombrone che tergiversa un po' troppo, palla a Arruci che dalla lunga distanza lascia partire un tiro che viene deviato, mette fuori causa l'estremo difensore Amici e si insacca. Fossombrone fa fatica a riorganizzarsi, al sedicesimo contropiede micidiale sulla fascia destra dei laziali, Camilli entra di potenza in aria e viene trattenuto, rigore. Dal dischetto Maurizi calcia angolato ma non fortissimo e Amici ci arriva con bravura, ma poi sul pallone si avventa Diemma che raddoppia 2-1 per il Tivoli. Veloci, corti, grintosi, tecnicamente validi gli uomini di mister Granieri.
alla faccia delle 7 sconfitte sulle 8 disputate fin qui fuori casa. Il Tivoli non concede tanto a un Fossombrone generoso, ma non efficace. Al 46esimo gli uomini di Mister Fucili chiedono un calcio di rigore per una trattenuta in aria su un giocatore che stava rientrando. Si prosegue tra le vivaci proteste. Si va a riposo con il Tivoli in vantaggio per 2-1. La ripresa con il Fossombrone alla ricerca del pari e ci va vicino al 15esimo con Battisti che su un batti e ribatti in aria impegna Zappala in una difficile respinta. Ma il Tivoli c'è e al 22esimo in contropiede il nuovo entrato Recchiuti su imbeccata di Maurizi perde l'attimo buono, poteva essere il 3-1. Due minuti dopo i padroni di casa si fanno male da soli e restano in 10 per un rosso diretto a Conti, forse qualche parola di troppo. Si susseguono i cambi da una parte e dall'altra e al 26esimo arriva il terzo gol ospite, cross dal fondo, colpo di testa all'indietro per Maurizi che insacca il suo nono gol stagionale. Fossombrone in 10, ci prova ancora ma non è giornata e non è giornata nemmeno per i cartellini rossi. Il secondo è per Pagliari allo scadere, anche qui comunque non è stato un fallo di gioco ma probabilmente qualche parola di troppo. Finisce 3-1 per il Tivoli, una sconfitta che chiude comunque un 2023 ricco di straordinarie soddisfazioni per la squadra sulle rive del Metauro. Mister 2023 straordinario, a parte vabbè, oggi, ma al decimo minuto poteva stare 2-0 già. È chiaro che il terzo gol insomma è venuto in quella maniera, dove credo che insomma, a detta di tutti c'era un fallo clamoroso sul nostro giocatore, ha compromesso la partita, ma soprattutto insomma usciamo con 2 espulsioni. Sinceramente noi pensiamo a noi e dobbiamo incidere su quello che dobbiamo fare, però oggi sono molto deluso anche della direzione arbitrale, perché c'è stata una direzione, non voglio usare nessun termine perché poi posso andare a compromettere anche la mia figura, ma sono rimasto molto deluso, ecco, da questo punto di vista. I ragazzi, chiaramente noi abbiamo le nostre colpe, dovevamo fare di più e fare meglio, però sinceramente c'è stato un atteggiamento che non riesco a capire il motivo. Sono partite che da qui alla fine ce ne saranno tante in questo tipo di partite. Ecco. Sicuramente noi potremo soffrire e oggi ne abbiamo avuto la prova. Sì, sicuramente speriamo di recuperare anche qualche fuoriquota. Oggi eravamo abbastanza, da questo punto di vista, con delle scelte obbligate. Però, ripeto, la pausa serve a tutti. Adesso finire con una sconfitta non fa sicuramente piacere. Però dobbiamo accettare e cercare subito di, come dice lei, di ricaricare le pile e ripartire, perché il giorno di ritorno sarà veramente durissimo. Oggi veniamo in casa di una squadra molto organizzata, una squadra che subisce pochissimo, credo fosse la miglior difesa del campionato ad oggi, e venire qui e fare 3 gol testimonia come stiamo crescendo, come nelle partite stiamo cominciando a mettere tante altre cose oltre all'equilibrio e alla testa alta che avevo chiesto dal mio arrivo, perché ho trovato una squadra sfiduciata, una squadra triste, e oggi stiamo dimostrando che con le unghie e con i denti faremo di tutto per tirarci fuori da là sotto. Insomma, ero uno dei pochi a crederci dal primo momento, adesso cominciamo a essere tanti a crederci. Siamo qui con Ivo Panichi, presidente della Federcalcio Marche. Ivo, in questa serata di sogni e desideri prenatalizia, è nella tua lista dei desideri ricandidarti alle prossime elezioni che ci saranno tra meno di un anno? Questa è una domanda difficile, come si dice in questi casi, c'è la domanda di riserva. No, è troppo presto, ancora è troppo presto, credo che manca un anno, perché l'altra, il quadriennio olimpico è 21-24, insomma, 20-24, insomma l'altra volta si è votato l'8 di gennaio del 21, e quindi siamo a un anno di distanza, quindi ancora non ci ho riflettuto. Invece sono soddisfatto di come stanno andando le cose, credo che non ho particolari preoccupazioni. Certo,
tutto è migliorabile, tutto è perfettibile, però ecco, rispetto a quello che abbiamo detto prima, poi oltre a questo ci sarebbero anche tante altre attività, altre cose da dire, per esempio, non so, abbiamo fatto l'altro giorno anche fatto una pubblicazione d'accordo con il settore giovanile scolastico, abbiamo fatto sapere un po' a tutti anche dell'attività che si fa nel settore giovanile, dove chiaramente l'artefice principale è il Floriano Marziale, insomma, però ci abbiamo una collaborazione molto molto intensa di tutte le società che sono state avvicinate, i giocatori, i genitori, ma parliamo di migliaia di persone, non come abbiamo detto prima, per il lavoro sportivo abbiamo dato tutto il supporto che era possibile a livello di informazione perlomeno, no? E adesso ancora non l'abbiamo ufficializzato, lo ufficializzeremo fra qualche giorno, ma il 15 di gennaio faremo un incontro arbitri società. La prima giornata sarà ad Ancona con le società di eccellenza, promozione e prima categoria. Inviteremo presidente o un dirigente della società, l'allenatore e il capitano delle prime squadre, ovviamente. Certo. Poi la seconda fase, che è la settimana dopo, si farà a livello territoriale, quindi in ogni delegazione, sempre insieme agli arbitri, e quindi parleremo un po' anche di questo, perché magari qualche volta è bene sentirsi, è bene confrontarsi, è bene, se è possibile, per qualche cosa chiarirsi. Senti, a proposito degli arbitri, no? Perché un altro aspetto che ci sta molto a cuore, tant'è che l'abbiamo voluti anche protagonisti della nostra sigla, è proprio quello del mondo arbitrale, che è un settore in sofferenza, sì, credo che su questo è inutile puntualizzare altro, lo diciamo spesso, ma comunque in grado di garantire la copertura di tutte le partite. Tra l'altro mi sembra che anche la regola del doppio tesseramento è confermata, non almeno fino a 19 anni, e questo vi sta dando... C'è stato questo, prima era 18, adesso 19. Esatto, si è innalzato di un anno, quindi comunque è un mondo vitale e in movimento anche quello arbitrale. Assolutamente sì, noi qui, anche qui c'è una buona collaborazione con il con la sezione regionale dell'AIA, e ci confrontiamo spesso. Io dico sempre alle società che mi fanno presente i torti ricevuti, immagino, il rigore non dato, il fuorigioco non fuorigioco. Ecco, noi chiaramente, io dico, quello che è successo, non si può tornare indietro. Chiaramente ci saranno sicuramente degli errori, perché adesso, senza voler fare confronti troppo distanti, ma in Serie A ci sono 4 arbitri in campo, 2 del VAR, 2 che è 22 telecamere, e quasi mai una partita finisce senza che ci sia qualche polemica. Per cui, ma questo non significa che li dobbiamo accettare così come sono, ma uno degli elementi, uno dei motivi per cui abbiamo voluto fare questi incontri adesso è anche proprio per spiegare alle società che cosa fanno gli arbitri, come si preparano, qual è il loro avvicinamento alla gara, perché magari potrebbe sembrare come una cosa che è così estemporanea, che l'arbitro fa l'arbitro, alla domenica si mette la divisa e va a arbitrare. Non è così, c'è tutta una preparazione, fanno tantissimi test. Adesso, per esempio, il 5 di gennaio, mi pare, fanno già programmato un altro incontro tutti per rivedere a metà stagione come sono andate le cose. Ecco, cercheremo di riavvicinarci. Però, ecco, tornando alla domanda tua, noi sì, c'è una certa carenza. Mi dice Riccardo Piccioni che lui vorrebbe averne il doppio, no? In modo da fare una selezione, cioè, di rotarli con maggiore frequenza, di non fargli fare le due partite settimanali, però magari questo non c'è. Però sono sempre riusciti a coprire tutte le partite, lo dicevo anche l'altra volta, in altre regioni hanno fatto degli spostamenti, per esempio in Lombardia l'anno scorso addirittura tolsero i guardalieni in promozione, insomma, piuttosto che fare
spostare dei gironi dal sabato alla domenica o viceversa per non far sovrapporre, che noi poi abbiamo un'altra caratteristica particolare, mentre nelle regioni vicine giocano tutti alla domenica e qualcuno il sabato. No, noi è l'esatto contrario. Noi giochiamo tutti il sabato e qualcuno la domenica. Però è uguale, o tutti il sabato, tutta la domenica, la concentrazione comunque rimane. Quindi. Però io credo che possiamo essere soddisfatti anche in questo senso. Addirittura qualche presidente di eccellenza qualche volta mi ha anche detto: lascia perdere sti scambi, io voglio che ci siano gli arbitri marchigiani, insomma, no? Quindi sai, qui è tutto un po' soggettivo, ognuno ha la sua visione. Però la cosa che abbiamo condiviso con Piccioni di fare questo incontro per cercare appunto di avvicinarci sempre di più, di confrontarci sempre di più, ma anche per dire che qualche presidente, un po' anche scherzando, quando dice adesso io mi gioco la promozione o mi gioco la permanenza nella categoria, e dico sì, il problema è che questo non te lo giochi ad aprile è l'ultimo, la penultima, ma la classifica si è formata da settembre, esatto. Fino, chiaro, e quindi dobbiamo essere ancora più attenti in questo, nel periodo che sta per arrivare. Senti, devi sapere, Giulia, che la cosa che forse fa incavolare più Ivo Panichi è l'esasperazione dei genitori. Beh, qui è più sul settore giovanile più che sulle prime squadre, diciamo così. Sì, perché qui c'è una non voglio tornare sugli episodi, ma... No, non andiamo sulla fattispecie singola. Però sì, perché, è così. Aspetta, scusami, prego, sono casi isolati, sporadici, ma forse, non so se l'hai detto, non ce ne dovrebbe essere neanche uno di questi casi. Sì, l'ho detto, uno è troppo. Uno è troppo, esatto, mi sembrava di averlo letto. L'ho detto, uno è troppo. Ma lì, per esempio, anche questo comportamento impatta anche sugli arbitri. È anche questo, perché infatti mi è venuto in mente la cosa. Nel settore giovanile, dove ovviamente gli arbitri fanno le prime esperienze, chiaramente, no? Che da lì devono cominciare. Devono. No? Però c'è questa differenza poi tra l'arbitro e il giocatore, perché normalmente il giocatore dei giovanissimi, per esempio, che ha 15 anni, normalmente questo fa calcio già da 7-8 anni, insomma, no? E l'arbitro magari ha fatto il corso 6 mesi prima, certo. E lì è chiaro che sentirsi dagli spalti i genitori che impregano o insultano l'arbitro o qualcuno della famiglia, diciamo, non è semplice, perché poi questi ragazzi in queste prime esperienze non hanno la patente e quindi sono sempre accompagnati dai genitori, quindi magari il padre o la madre, ancor più, esatto, dell'arbitro sta vicino a quello che lo insulta, quindi certo questo non è una cosa. Io penso sempre veramente che i ragazzi devono pensare a giocare, divertirsi e basta, almeno nella loro fase iniziale, e poi si vedrà, perché è così. I tanti numeri ricordiamo sempre che un ragazzo che inizia su 45.000 arriva a fare il calciatore nella vita, uno su 45.000. Andiamo a vedere il servizio su Monte Rotondo Fano. Abbiamo già detto come la formazione granata stava accarezzando l'idea di tornare a casa con una vittoria. Purtroppo poi negli ultimi minuti è successo il patatrac ed è finita 2-2. Vediamo. Asset, fai la differenza, fai la differenziata. Beffato, di più non si può dire. Un Fano bello e arcigni aveva accarezzato il dolce Natale con una vittoria esterna. L'allungare sul Real Monterotondo era lì ad un passo, ma agli sgoccioli tutto è cambiato e a sorridere sotto l'albero è proprio il club laziale per un punto pesante e disperato. I granati invece aprono i conti nel primo tempo, quando al 41esimo capitano Urbinati incorna alla perfezione sugli sviluppi di un corner. Poco dopo viene espulso Calisto per un fallo su Koulibaly. 8 minuti nella ripresa, il sapore del successo si fa sempre più concreto nei fanesi grazie a Mancini, che insacca il 2-0 con un tiro dal limite non potente ma preciso che si infila nell'angolo basso. Sembra davvero fatta per gli uomini di Giovanni Cornacchini, ma 5 minuti dal termine Napoleoni dimezza lo svantaggio su penalty concesso per un errore di Guerrieri, che riapre la partita. E clamorosamente il centrocampista Menedandri fa gioire il popolo di casa siglando il gol del pareggio. Le due squadre restano quindi appaiate a 17 punti in classifica, in piena bagarre play-out.
La svolta in senso positivo per l'Alma è quindi rimandata, punti al vento, ha detto amaramente il mister nel postgara, e questa volta ha davvero ragione. Una pizza che non si scorda, il piacere di ballare, il luogo giusto per ritrovarsi con gli amici. È lo Chalet I Due Re, ristorante pizzeria a Civitanova Marche. Un compleanno, la laurea o semplicemente la voglia di stare insieme in un ambiente che fa spettacolo. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Cenone d'asporto, lasagna al ragù, maialino al forno, pollo arrosto, lenticchie e zampone a 22 euro. Chiama al numero 07 33 81 61 33, entro il 30 dicembre. Ricollegandoci un po' al servizio che abbiamo appena visto, Ivo, dobbiamo fare il tifo qua finché nessuno retroceda. No, questo al di là di quello che chiaramente tutti noi facciamo tifo per le squadre marchigiane, ovviamente, questo è scontato, ma c'è anche un interesse, appunto, come dicevi, perché noi, se retrocede una squadra dal CND, una viene promossa e rimaniamo a 16, siamo alla pari. L'anno scorso abbiamo avuto la fortuna che sono andate in CND in due, una diretta Atletico Ascoli e una, e quindi abbiamo potuto ripescare un'altra squadra sotto. Ma è chiaro che se ci fossero, e io sono sicuro che non ci sarà, se ci fossero due retrocessioni rischiamo di andare poi a 17, insomma. Quindi dobbiamo tifare due volte, primo perché siamo marchigiani e secondo perché egoisticamente dobbiamo fare in modo da mantenere gli equilibri interni nostri. C'è un altro aspetto che volevo trattare, anche se con il dono della sintesi, perché leggo spesso che lo sviluppo del calcio femminile, Ivo, c'è un preciso indirizzo, no, della Lega Nazionale per cercare di svilupparlo ulteriormente. A che punto siamo un po' nella nostra regione? Secondo te cosa dovrà ancora essere fatto da questo punto di vista? Allora, anche qui c'è un'attenzione particolare non solo della Lega Dilettanti, ma addirittura della federazione. L'altro giorno siamo stati appunto a Coverciano, era presente anche il presidente Gravina, e nel consiglio direttivo ne avevamo parlato anche in passato, ma il presidente Abete lo ha ribadito ancora una volta: la federazione sta facendo molta, chiamiamola, pressione sulla Lega Dilettanti, perché poi è chiaro che comunque tutto nasce da lì, insomma, no? Certo. Le fondamenta stanno lì. E noi adesso c'è un progetto proprio della Lega Dilettanti, noi abbiamo fatto anche qui un lavoro col settore giovanile, con Marziali, e ci abbiamo delle buone prospettive, nel senso che la Serie C, cioè le prime squadre, diciamo così, quest'anno sono 8, che comunque sono un po'... magari se da 6 a 8 non è che ci sia chissà che cosa, insomma, però almeno il trend è a crescere, è a salire. Ma ci abbiamo un incremento veramente, veramente soddisfacente a livello di settore giovanile, under 10, under 12, under 15, i numeri sono veramente, veramente incoraggianti. Una grande soddisfazione, sì, incoraggianti. Abbiamo presentato adesso un progetto, appunto, rispetto a questa richiesta, chiamiamola così, della federazione e quindi della Lega Dilettanti. Probabilmente avremo anche dei contributi ad hoc per sviluppare ancora di più. Adesso tempo di citare numeri eccetera non c'è, ma nel settore giovanile siamo veramente, veramente, stiamo aumentando veramente in maniera quasi quasi inaspettata. Senti, ormai la tua presenza natalizia è una piacevole tradizione, cosa, al di là della domanda di Giulia a cui hai preso tempo, cosa ci vogliamo augurare per il 2024? Ma 2024 direi che... Visto che parliamo a 450 società ed oltre, e quindi c'è anche questa valenza sociale, non è una frase fatta, ma che è veramente enorme. Ma non scherziamo, io quando c'è stato... appunto l'incontro col ministro Abete, alcuni presidenti dei comitati regionali hanno fatto così delle richieste su argomenti specifici, su aspetti specifici, e io ho detto non entro nel merito perché l'avevano già fatto i colleghi, e comunque il presidente Abete aveva dato
al ministro Abodi una bella relazione dove c'erano specificati tutti i vari aspetti, eccetera. Quindi dico, lei che è anche il ministro dei giovani o dello sport e dei giovani, ecco, lui viene dal mondo del calcio, quindi le cose le conosce, però dico, bisognerebbe che le istituzioni, lo Stato, non so chi, si rendesse conto di tutto quello che fa sotto l'aspetto sociale la Lega Dilettanti, i presidenti delle società dilettantistiche, perché se non ci fossero questi signori così volenterosi, come dicevi prima tu, ritornando a quella parolina magica della passione, io non so, chi li gestirebbe questi ragazzi? Cosa farebbero questi ragazzi? Le istituzioni non ci sono, non esistono in questo senso qua. E quindi credo che quello che fa la Lega Dilettanti, al di là della gestione dei campionati, no? Che chiaramente prioritariamente è quello, ma dovremmo dare anche molta attenzione, ripeto ancora, prima di tutto alle società e ai dirigenti, perché loro sono quelli che stanno in prima linea, dovremmo dargli un grande ringraziamento, insomma, ecco, per quello che fanno, non solo per mantenere le loro società, ma per quello che fanno sotto l'aspetto sociale. Sottotitolo: le istituzioni dovrebbero accorgersi un po' di più della valenza di questo mondo. Ma qui non è che parliamo a livello locale, sì, o regionale, parliamo a livello assoluto. Ma questo diciamo che, adesso non mi fate usare una parola, ma è lapalissiano, insomma. No, certo. È sotto gli occhi di tutti, non è un'osservazione da parte mia o io perché c'ho chissà cosa di particolare, è una cosa ovvia, lo vediamo tutti i giorni. Allora Giulia, siamo quasi in conclusione, ringraziamo ovviamente Ivo Panichi per la sua presenza qui, lo lasciamo al cenone di Natale visto che l'ora è tarda, ma si fa ancora in tempo, grazie mille Ivo. Grazie Ivo. Grazie a voi, grazie a voi, auguri a tutte le società, a tutti i presidenti, e veramente parte il Natale, auguriamoci che il 2024 sia un anno che magari non ci porterà e chissà quali fatti specifici, ma che almeno ci permetta di rimanere sui livelli che ci abbiamo, e speriamo che si possa dare delle risposte, se non definitive quasi, su questo aspetto del normativo del decreto sullo sport, perché questo è stato veramente un onere importante per tutti. Noi vi lasciamo al servizio proprio sulla Coppa Italia, sulla finale di giovedì sera a Senigallia tra Maceratese ed Osimana. Ringraziamento particolare mio anche a Giulia Carnevale. Ciao. Grazie, Giulia. Grazie Andrea, buone feste e buon Natale a tutti. Buon Natale, buone feste. Ovviamente domenica 31 ci prendiamo una domenica che sia una di sola. Riposo, ma anche perché non ci sono argomenti, ma ci rivedremo puntuali qui il 7 gennaio del 2024. Poi nella seconda parte di questa trasmissione andremo a vedere la carrellata di tutti i servizi, insomma, delle partite che sono giocate tra venerdì e ieri. Grazie a voi tutti e ancora buone feste. Vivi le tue emozioni, realizza i tuoi sogni, crea il tuo spazio. About Home Arredamenti. Vieni a trovarci presso il nostro showroom di Jesi in via Marconi 119. Nella notte il Bianchelli a Senigallia e l'Osimana ad alzare al cielo la Coppa Italia Marche, battendo con un netto 3-1 la Maceratese nella finalissima dell'edizione 2023 del trofeo regionale. Davanti ad un pubblico degno di categorie superiori, capace anche di cancellare i timori alla vigilia, i giallorossi, nonostante nel corso della gara abbiano dovuto fare i conti con diversi infortuni, sono stati più cinici nello sfruttare le occasioni, con la Maceratese che dopo un buon avvio è sembrata smarrirsi subito lo svantaggio, lasciando via libera ai ragazzi di Aliberti ad inizio ripresa con la complicità della retroguardia biancorossa. Negli schieramenti iniziali l'Osimana senza Calvigioni si presenta con un 4-2-3-1 molto offensivo, con Bugaro preferito inizialmente a Triana, mentre all'altra parte Pagliari, con Ruani fuori per infortunio, è anche costretto a fare a meno degli squalificati Luciani e Tortelli, con Minnozzi non al meglio che parte alla panchina. Dirige l'incontro Ferroni di Fermo.
Le due squadre si mostrano subito molto propositive e determinate ed è la maceratese a rendersi pericolosa per prima al quarto con Perry che da posizione defilata trova lo spazio per liberare il destro verso l'angolino alto. Santarelli è reattivo e manda in corner. La partita è equilibrata con la maceratese che riesce ad esercitare un leggero predominio territoriale, ma le due squadre sono attente a non concedere spazi e a metà tempo i biancolosi vanno vicinissimi al vantaggio con Iulitti che scende sulla destra e lascia partire un tiro cross che assume una traiettoria insidiosa. Santarelli recupera in tempo la posizione salvando la porta con l'aiuto del palo. Superato lo spavento, i giallorossi devono anche fare i conti con un problema fisico per Buonaventura che è costretto a lasciare il campo sostituito da Triana intorno alla mezz'ora e poco dopo l'Osimana trova il vantaggio. Punizione dal settore di sinistra di Bambozzi, la difesa biancorossa ribatte corto al limite dell'area. Borghese si catapulta sul pallone lasciando partire un siluro che lascia di sasso Gagliardini che può solo guardare il pallone insaccarsi nell'angolino basso per il vantaggio giallorosso. La reazione della maceratese è orgogliosa ma poco ordinata e a parte un paio di uscite di Santarelli su azioni da palla inattiva, l'Osimana riesce a rischiare poco tornando negli spogliatoi sull'1-0. Dopo l'intervallo la maceratese si mostra subito aggressiva nel tentativo di riequilibrare il match ma dopo due minuti un pasticcio tra Sensi e Gagliardini sul rilancio e la difesa consente a Triana di infilarsi nel mezzo per piazzare la zampata che vale il 2-0. Il popolo giallorosso esulta mentre i supporter biancorossi restano ammutoliti con la maceratese che fatica a riorganizzarsi nonostante Pagliari provi con i cambi a raddrizzare la gara. Poco prima del quarto d'ora un tentativo di testa di Strano viene ribattuto da Micucci nei pressi della linea, poi Perry si vede la strada sbarrata dalla difesa giallorossa. L'Osimana punge in contropiede con Alessandroni che al quarto d'ora si invola scattando sul filo del fuorigioco ma poi si lascia ipnotizzare da Gagliardini che neutralizza in tuffo. La maceratese spinge alla ricerca del gol che possa riaprire la partita ma non riesce mai a preoccupare davvero Santarelli ben protetto da Patrizia e compagni che riescono a mantenere il controllo della situazione nonostante prima Bambozzi e poi Triani in rapida successione debbano alzare anche loro bandiera bianca per guai fisici e superata la mezz'ora della ripresa i ragazzi di Aliberti chiudono i conti con Alessandroni che anticipa tutti correggendo di testa sul primo palo un corner da sinistra che si infila nell'angolino lontano lasciando ancora impietrito Gagliardini. Il forcing della maceratese nel finale è poco produttivo, i biancorossi riescono solo ad un minuto al 90° a mettere a segno il gol della bandiera con il destro angolato di Massei dai 20 metri su cui Santarelli stavolta non può arrivare ma il tempo per recuperare non c'è più con l'Osimana che amministra con esperienza i minuti restanti festeggiando al termine della gara con i propri tifosi la conquista del trofeo. Presidente Campanelli, che emozione è questa Coppa Italia? È una grandissima emozione, viene al culmine di un periodo ultimo di vittorioso anche. E siamo, adesso non dico saliti sul tetto d'Europa per la Coppa, che da Juventino è sempre difficile, è un rapporto strano. Però per me, non avevamo, noi da quanto sono io qui, non avevamo quasi mai passato il primo turno. Quindi arrivare così in alto è una soddisfazione, ripensando a 10 anni fa quando siamo partiti. Oggi è una grossissima soddisfazione, devo dire grazie a tutte quelle persone, quei dirigenti e tutti quegli allenatori e giocatori che ci hanno accompagnato in questi 10 anni percorsi ed ora questi ragazzi si sono meritati e ci hanno regalato questa grossa gioia insieme al nostro pubblico che fortunatamente ha potuto assistere alla partita. Una vittoria meritata contro la maceratese e poi la grande vittoria sugli spalti, 700 persone ad Osimo per questa partita. Sì, non so perché, ma sarà perché io ho visto lo spareggio proprio a Macerata dell'Osimana vincente alla Monetina con l'Anconitana, ma per me la sfida più affascinante è proprio contro la maceratese. Senza rivalità, tant'è che tra le due società c'è una forte amicizia, e vincere davanti a tanta gente è una grossa soddisfazione, quasi commovente. E adesso inizia la fase nazionale, no? Il bello arriva adesso. Beh, adesso ci godiamo questa vittoria, certo che continuiamo il sogno, noi dobbiamo provare sempre a fare il massimo che possiamo e questi ragazzi sono encomiabili e hanno dato veramente tutto e si sono meritati. Siamo stati anche fortunati, devo dire, perché a un certo punto ho avuto la sensazione che stasera era nostra. Loro hanno preso un palo, un paio di salvataggi, i presupposti erano positivi, è andata bene. Giuseppe Spreda, direttore sportivo della maceratese, amarezza per questo risultato finale, ha vinto l'Osimana con merito, alla maceratese cosa rimane di questa serata?
Secondo me rimane la prestazione, perché nel calcio comunque ci sono gli episodi. L'Osimhana è stata brava a sfruttare gli episodi, ha vinto alla lunga con merito, perché vincere 3-1 non c'è da dire nient'altro. Facciamo i complimenti all'Osimhana e noi andiamo a casa con molta amarezza, ma consapevoli per assurdi che oggi abbiamo fatto 35-40 prima del gol loro, il primo gol. Abbiamo fatto la partita noi, c'è stato un palo, c'è stata qualche occasione che potevamo sfruttare meglio. Io ho visto una grande Maceratese nei primi 30-35 minuti, poi è venuto questo gol, è finito il primo verso il 38esimo, non so più o meno quando è andato in vantaggio l'Osimhana, su un calcio d'angolo, purtroppo si è messi lì, finito il primo tempo, pronti via nel secondo tempo, abbiamo fatto un pasticcio dietro, dopo diventa tutto più difficile. Difficile anche per i tifosi, no? Sono arrivati in tanti da Macerata, una delusione di una stagione che non riesce a cambiare passo. Esatto, e l'amarezza è anche questa, soprattutto questa per loro, questo meraviglioso pubblico che non riusciamo a dargli magari una gioia, anche se in campionato ci siamo un po' ripresi, ma la Macerata deve e può fare molto, ma molto di più. Speriamo di cambiare qualcosa in prospettiva dell'anno che verrà. Faccio gli auguri a tutti voi telespettatori e tifosi della Maceratese, sperando di dargli qualche soddisfazione. Arriverà qualcosa dal mercato adesso? Ma sì, stiamo lavorando, si è deciso di non far niente perché c'era in attesa di questa Coppa e secondo me era anche giusto per chi è nello spogliatoio, perché si vince con la squadra e col gruppo. Noi non volevamo intaccare il gruppo in questo momento, ma sicuramente sì, faremo qualcosa su indicazione del mister e prima possibile ci muoveremo. Mister Dino Pagliari, qual è il sentimento al termine di questa partita? Una Maceratese che è stata condannata all'inizio degli episodi, poi quando si è trattato di andare a recuperare è stata difficile contro l'Osimhana che concede molto poco. Sì, abbiamo fatto 3 errori e sono stati bravissimi loro a approfittarne, cioè, tutto lì. Penso che i primi 30 minuti della partita l'abbiamo fatta noi, preso un palo, abbiamo avuto anche un paio di situazioni. Poi, secondo gol, onestamente ci ha un po' tagliato le gambe, però avevamo ricominciato a giocare e poi quando prendi il terzo gol, anche questo su palla inattiva, la cosa ti diventa problematica. Tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, ripeto, sono stati molto bravi loro a approfittare di certe situazioni e poi non ce l'abbiamo più fatta, diventa complicato. Stasera qualche errore di troppo, no? In difesa, di solito siamo abituati a vedere una Maceratese più attenta. Gli errori che capitano in una linea difensiva che aveva preso 4 gol in 8 partite, ne prende 3 in una, può capitare. Quindi, ripeto, bravi loro a approfittarne. C'era tanta attesa per questa finale di Coppa Italia anche a Macerata, c'è grande delusione. Beh, vabbè, è normale. Delusione per noi, delusione per i nostri ragazzi della curva, dispiace. Però c'è da dire che più di questo, nel cercare di recuperare tutto quello che era successo di negativo, i ragazzi l'hanno fatto, quindi c'è da dire che non hanno mai lesinato sicuramente l'impegno. Adesso testa di nuovo al campionato con una Maceratese che ci si attende forse rinforzata, no? Dobbiamo riempire, come ho sempre detto, e adesso intanto ci prendiamo qualche giorno perché dopo questa scoppola ci vuole, penso, no? Quindi faccio gli auguri a tutti e soprattutto ai nostri tifosi e tutta la gente della curva. Sara Liberti con la sciarpa dell'Osimhana, appena uscita da uno spogliatoio festeggiante, giustamente, grandissima soddisfazione. Sì, beh, questo è stato, diciamo, la chiusa del discorso che era partito inizialmente, che sembrava una cosa impossibile, sai, si fa la Coppa Italia, e invece pian piano, credendoci, con sacrificio, con serietà, siamo arrivati a toglierci questa bella soddisfazione che poi non è successo mai con l'Osimhana, quindi è la prima che verrà messa sulla bacheca e ricorderà ancora come 2 anni fa il campionato. Quest'anno la Coppa Italia è una cosa molto molto piacevole e ci serve a noi per caricarci per poi quando ci sarà il ritorno del campionato. Partita impeccabile della sua squadra stasera, davvero. Sì, diciamo che siamo partiti un po' in sordina, loro è sempre una bella squadra, quindi hanno preso il palo così, però noi abbiamo preso coraggio, abbiamo preso in mano la partita e penso che il risultato parli da solo.
Sentiamo in sottofondo i clacson dei tifosi dell'Osimana, tantissima gente, avete reso davvero felice questa città, un esodo che forse non ci si aspettava nemmeno in queste proporzioni. No, noi abbiamo visto che il pubblico cresceva, che diciamo molte persone sono ritornate dopo tanto tempo e fa piacere che anche questo è stato un veicolo che ha trascinato con le partite fatte, con l'impegno, la serietà, il sacrificio, con qualche critica magari che ci veniva detto e fatto, noi abbiamo avuto questo piacere immenso per l'ottima poi coreografia che hanno fatto, e sicuramente va anche loro un grazie, che non ci fanno mai mancare la voglia di fare bene e il tifo, che è una bella cosa. Lei parlava prima di campionato, del ritorno in campionato, che questo successo vi darà carica, ma avete adesso una fase nazionale di Coppa Italia perché c'è una porta sulla Serie D, eh? Sì, sì, quella diciamo ormai siamo dentro, non la vogliamo tralasciare, però sappiamo le difficoltà che ci sono, ma noi il campionato sicuramente è il secondo obiettivo, quello di poterci portare più su dalla classifica che ora abbiamo. Bentrovati gentili telespettatori, dunque siamo di nuovo in studio per la seconda parte della nostra trasmissione. Tra venerdì e sabato si sono giocate le gare dell'ultima di andata del campionato di Serie C Girone B, che non hanno per la verità riservato molte soddisfazioni alle nostre squadre, con due pareggi e due sconfitte, anche se i due punti sono stati conquistati in trasferta, e soprattutto quello della Fermana a pescare in extremis ha sicuramente una valenza di grande importanza. In ogni caso, per tutte le nostre compagini sembra profilarsi un girone di ritorno presumibilmente di sofferenza, nel contesto comunque di un raggruppamento, lo diciamo spesso, estremamente competitivo. Ma con la collaborazione di Antonio De Luca in regia andiamo a vedere il quadro delle gare della 19ª giornata con risultati e classifica. Juventus Next Gen e Vispesaro 1-1, Lucchese batte Ancona 1-0, a Perugia Cesena batte Perugia 3-0, Pescara e Fermana 1-1, a Pontedera Carrarese batte Pontedera 2-1, a Recanati Virtus Entella batte Recanatese 1-0, a Rimini Gubbio batte Rimini 2-1, Sestri Levante ed Arezzo 0-0, Spal batte Olbia 2-0, Torres batte Pineto 1-0. In classifica vola in testa il Cesena con 46 punti, ma non molla la Torres a 44, Carrarese 34, Pescara 32, Perugia 30, Pontedera 29, Pineto 27, Gubbio, Virtus Entella, Lucchese 24, Recanatese, Arezzo e Rimini 23, Ancona 21, Vispesaro, Juventus Next Gen, Spal 19, Sestri Levante 18, Olbia 17. Chiude la Fermana a 13 punti. Ricordo che Gubbio e Recanatese hanno una partita in meno che verrà presumibilmente recuperata mercoledì 10 gennaio. Nel prossimo turno di campionato invece ad aprire saranno proprio Fermana e Vispesaro. Sabato, il giorno quindi dell'Epifania, alle 16:15, la Fermana riceverà in casa la Carrarese, mentre la Vispesaro se la vedrà al Benelli contro la Spal. Domenica alle 14 la durissima trasferta per la prima giornata del girone di ritorno della Recanatese a Sassari contro la Torres, mentre alle 16:15 l'Ancona al Del Conero riceverà la Virtus Entella. Andiamo al campionato di Serie D Girone F, molti servizi li abbiamo già visti, vediamo il riepilogo della 17ª giornata con le gare che si sono giocate mercoledì scorso. Vediamo quindi il quadro dei risultati. Avezzano batte Sora 1-0, Chieti batte Matese 3-0, a Fossombrone Tivoli batte Forsempronese 3-1, Notaresco e L'Aquila 0-0, Real Monterotondo e Fano 2-2, a San Benedetto del Tronto Vigor Senigallia batte San Benedettese 3-1, Termoli e Campobasso 0-0, a Cattolica Atletico Ascoli batte United Riccione 1-0, a Vasto Girardi Roma City batte Vasto Girardi 3-0. Campobasso in testa alla classifica con 34 punti, San Benedettese, Avezzano e L'Aquila 31, Chieti 30, Vigor Senigallia 29, Roma City 28, Notaresco 25, Forsempronese 24, Sora 19, United Riccione Atletico Ascoli 18,
Fano, Tivoli, Monterotondo 17, Vasto Girardi 16, Termoli 14, chiude il Matese con 13 punti. Anche in questo caso si riprenderà il 7 gennaio con il Fossombrone in casa contro l'Avezzano, la San Benedettese che sempre per la prima giornata del girone di ritorno se la vedrà la Riviera delle Palme contro il Sora, la Vigor Senigallia a Termoli, mentre il Fano sarà impegnato sul campo del Vasto Girardi e l'Atletico Ascoli sul terreno del Chieti. Vi lascio ora tutti i servizi partendo da Recanatese Entella per il campionato di Serie C Girone B, poi in chiusura vedremo anche il servizio dell'Atletico Ascoli che è andato a vincere a Cattolica contro lo United Riccione. È davvero tutto per questo appuntamento con le Marche del Pallone, ancora un carissimo augurio di buon Natale, buone festività, noi ci rivedremo domenica 7 gennaio come sempre a partire dalle ore 21. Martarelli SRL nasce nel 1975 e da oltre 30 anni è vendita autorizzata Volkswagen e Skoda. Un'infinita esperienza nel settore con tanta cortesia, professionalità e importanti servizi per il cliente. Dal servizio pneumatici e carrozzeria al centro revisioni, dal noleggio e soccorso stradale all'intera cura della tua auto. Un ambiente accogliente e familiare con un team di professionisti sempre aggiornati. Martarelli, la tua auto è in buone mani. E vi aspetta in via dell'Industria 21 a Polverici. Da oggi anche Bosch Car Service. Serataccia per la Recanatese, svagata per alcuni aspetti in difesa, poco reattiva a centrocampo e scarsamente incisivi in attacco. La Virtus Entella passa quindi al Tubaldi senza grandissimi sforzi, amministrando il gol di Parodi dopo un quarto d'ora e correndo il minimo sindacale dei rischi. Ci voleva insomma un'altra prestazione contro i Liguri, anche se le attenuanti non mancano, organico, ridotto all'osso con le recenti defezioni ed un avversario determinatissimo a riscattare il capo con la Juve Next Gen. Tuttavia il fatturato delle occasioni create dai giallorossi è stato modestissimo e proprio per questo il verdetto finale può essere considerato legittimo nonostante la reazione nella ripresa. Primo tempo invece di sofferenza dei leopardiani che non riescono ad esprimere il proprio gioco, l'Entella non fa molto ma passa in vantaggio appena superato il quarto d'ora. Su schema di corner, palla col contagiri messi in aria da Peterman e sceglie bene il tempo Capitan Parodi, non proprio un gigante, che insacca da pochi passi. Non c'è sostanzialmente reazione dopo un buon cross messo al centro da sbaffo con Carpani anticipato da De Lucia, serve il tempismo di Meli per neutralizzare Tomaselli lanciato in velocità con una ripartenza micidiale. Liguri in controllo, ancora Tomaselli a scorazzare sulla destra, sfera per Lipani che si gira benissimo ma da ottima posizione non inquadra lo specchio. La lunga sequenza dei corner genera sempre problemi a padroni di casa e dal 40esimo è Di Mario ad essere provvidenzialmente contenuto in angolo da una deviazione. L'unico vero squillo della Recanatese arriva nell'azione successiva dove sbaffa è magistrale a smarcare Carpani, il cui diagonale viene comunque bloccato da un portiere esperto come De Lucia. Pagliari prova a mischiare le carte per cambiare l'inerzia, ma la chance vera è per il raddoppio ospite ancora con lo sgusciante Tomaselli che va via che è un piacere con Meli che in modo superbo riesce a tenere in piedi la baracca. Guizzo di Lipari pochi istanti dopo con Peterman bravissima a deviare in angolo. Almeno adesso il piglio è quello giusto anche se è durissimo a trovare spazi con una retroguardia che fa quadrato attorno a Manzi, Bonini e Parodi. Ci si prova palla a terra, ci si prova con lanci lunghi ma l'opportunità c'era Melchiori grazie ad un ruzzolone di un difensore ma viene gettata alle ortiche ciabattando fuori la conclusione. Le speranze tramontano su un siluro di Longobardi che termina sul fondo. Ora la sosta, davvero quanto mai opportuna, con una classifica ancora confortante, ma con prospettive non del tutto rassicuranti. Mister Fabio Gallo, una vittoria che volevate fortemente, l'avete meritata per il fatturato di occasioni nettamente superiori e anche per aver concesso davvero pochissimo alla Recanatese. Fa piacere questa disamina perché è una disamina corretta, equilibrata. Ritengo che la vittoria sia stata meritata, la volevamo perché non siamo riusciti a prendere punti martedì pur facendo una partita molto molto buona e quindi volevamo portare a casa il risultato pieno oggi. I ragazzi hanno fatto secondo me la partita che dovevano fare contro un avversario che ha fatto una buona partita, che è rimasto in partita fino alla fine. Vero è che noi avremmo potuto concretizzare meglio le occasioni che abbiamo creato, però va bene così, sono contento di questa prestazione. Noi nell'ultimo periodo ritengo che il gruppo sia cresciuto molto sotto l'aspetto della consapevolezza, che sia diventato squadra, perché
per troppo tempo abbiamo fatto risultati e prestazioni altalenanti, mentre nell'ultimo mese, anche perdendo magari col Pescara e rischiando di vincerla negli ultimi tre minuti, poi l'abbiamo persa al 95esimo con la Juve a Ferrara, insomma la squadra sta dando dei segni di crescita importanti e sta a noi crearci un percorso diverso. Io voglio che dietro siano distanti, poi dopo vedremo. È chiaro che l'Entella ha ambizioni e lo capisco, però poi bisogna anche guardare quella che è la realtà, e la realtà dice che dovevamo fare punti perché eravamo troppo vicini alla zona play-out e dobbiamo ancora macinare tanto. Mister Giovanni Pagliari, sicuramente una prestazione opaca, sottotono almeno rispetto a quelle che erano le aspettative. Ma sì, io penso che sia una delle più brutte della mia gestione, soprattutto di quest'anno. È stata una partita brutta, abbiamo giocato pochissimo, molto nervosi, sempre secondi, sia sui contrasti, quello che c'è da dire, insomma. Io, gli alibi, chi gioca è soggetto a critiche, insomma, è il sottoscritto che ha fatto la formazione, perciò non mi sono mai attaccato all'attenuante. Abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo creato poco, abbiamo preso gol ancora una volta su palle inattive. Niente, c'è poco da salvare. L'unica cosa da salvare è che adesso facciamo un buon Natale a casa tutti quanti e stacchiamo un attimo e ragioniamo su quello che c'è da fare. Io ho visto un po' secondo nei contrasti, sempre siamo arrivati secondi. Così. È una partita per fortuna non ci sono capitate molte, per fortuna ci capita prima di una sosta e ci dà la possibilità di meditare e pensare, perché ultimamente diciamo non stiamo più giocando, se uno deve essere lucido e critico, come noi sappiamo fare, abbiamo sempre fatto, quella che è stata sempre la nostra forza. Una pausa quindi che serve per rigenerarsi anche mentalmente? Sì, penso che questo gruppo ha dato tantissimo, perché ha fatto 23 punti con una partita in meno. L'anno scorso ne avevamo fatti 16, mi sembra, alla fine del girone d'andata, o 18 alla fine del girone d'andata. Però al di là dei numeri, per molti tratti veramente hanno lavorato tantissimo e arrivati a un certo punto, secondo me, qualcosa è scattato a livello di stanchezza anche mentale e hanno dato di meno. Però io ripeto, al di là della prestazione di questa sera, io sono sempre molto orgoglioso di allenarli e mi dispiace anche soprattutto per loro, perché effettivamente non hanno dato quello che potevano dare, e se una squadra non dà quello che può dare, sbaglia anche l'allenatore che li mette in campo, se no gli allenatori non è che prendono solo i meriti. È giusto che se una squadra gioca così male, la colpa è la mia e forse non ho toccato le corde giuste, forse siamo arrivati un po' lunghi prima della sosta, e ci servirà per esperienza, perché almeno tutti quanti ritorniamo con i piedi per terra e capiamo che l'obiettivo principale è stato sempre quello della salvezza, che per noi è fondamentale. Asset Farmacie Comunali. Natale decisamente in tono minore per l'Ancona. A determinarlo la prestazione men che mediocre di Lucca ed una situazione di classifica ancora non allarmante ma potenzialmente pericolosa, con la zona play-out ad un passo. Al Porto Elisa, contro un avversario tutt'altro che irresistibile, i dorici sono usciti meritatamente battuti. Non che i padroni di casa abbiano fatto cose eclatanti, ma ci hanno decisamente messo un piglio diverso, difendendo poi nell'ultimo quarto d'ora il vantaggio con le unghie e con i denti nonostante l'inferiorità numerica. Non basta come alibi nemmeno la considerazione sulle assenze. Colavito doveva fare a meno degli squalificati Gattocella e Martina, Paolucci è iniziato in panchina viste le sue precarie condizioni e Peglia è rimasto a casa, anche lui sembra con un problema fisico. Quantità industriale di errori da una parte e dall'altra, soprattutto a metà campo, ma i rossoneri, che perdono per infortunio muscolare Tiritiello sostituito da Merletti, sembrano più convinti. La migliore occasione capita al 13esimo, quando sul rinvio impreciso della retroguardia dorica Russo c'entra il palo con una conclusione debole ma angolatissima, che aveva superato anche Perucchini. La Lucchese non fa molto, ma è decisamente più propositiva. L'Ancona in avanti non perviene, ma si va comunque all'intervallo sul nulla di fatto.
Il gol partita arriva al settimo della ripresa, Benassai trova un tiro velenoso dal limite, Perucchini respinge ma non in maniera decisiva ed allora Yeboah è più rapido di tutti ad infilare la rete dell'1-0. Cioffi tenta di farsi luce con un'iniziativa sulla sinistra, pallone smorzato ed il portiere blocca. Rossoneri che si complicano la vita all'ottantesimo con l'espulsione di Kukar che dice una parola di troppo al direttore di gara. Spagnoli è l'ultima ad arrendersi ma trova sulla sua strada Chiorra e dal triplice fischio gioisce la Lucchese mentre l'Ancona avrà tempo di meditare ed a lungo su un KO amaro proprio perché evitabilissimo. Adesso però è tempo di mercato e di interventi, la squadra ne ha bisogno, urgenti ed anche numerosi. Seredil, da più di 40 anni, rivenditore leader di materiali edili e finiture d'interni, specializzata in sistemi di rinforzo strutturale, isolanti per coperture da cappotto, legname, materiali ferrosi, utensileria, ferramenta, impianti acque reflue, fognatura, cartongesso, servizi tintometrico e decorativi, pavimenti e rivestimenti, carte da parati, resina, sanitari, box doccia e vasche, parquet, SPC, porte e portoni blindati. Siamo a Chiesa Nuova di Treia, in contrada Carreggiano. Novità, prossima apertura del nuovo showroom per interni con i più grandi marchi del settore. Se il calcio lancia segnali, la Fermana può abbozzare un sorriso. D'altronde, con questo arbitro, Vergaro di Bari, erano scaturiti in precedenza 3 segni X. A Pescara ecco il quarto, ma all'Adriatico il punto pesa come una vittoria, per come è arrivata al 94esimo, all'ultimo secondo, per come è stato costruito, ossia con una prestazione gagliarda, senza complessi di inferiorità, senza sciogliersi dopo aver regalato il vantaggio ad una big come quella di Zeman. Una big soltanto quarta in classifica, mai padrona del campo, che contro la Fermana ai punti di certo non meritava di vincere. Così il dio del calcio ha illuminato Protti, che al 90esimo ha mandato in campo il 2004 Grassi, l'attaccante di Recanati, tempo qualche secondo ci ha messo il corpo su quel tiro di Misuraca, un gol alla Pippo Inzaghi, sporco ma bellissimo, un gol che dona autostima e che illustra la classifica. Sì, perché con il quarto risultato utile la Fermana è tornata lì, a meno 4 dall'Olbia, a meno 5 dal Sestri Levante, a meno 6 dalla Vispesaro, le tre avversarie più credibili per la lotta al penultimo posto, e che nel 2024 dovranno tutte arrivare al Recchioni. Nel frattempo i canarini si godono un Natale più dolce, avrebbero potuto segnare ancor prima, Semprini sciagurato, Spedalieri sfortunatissimo, lo hanno fatto in un modo che fa ancor più godere. Adesso c'è una squadra che lotta, che trascina il pubblico, che corre, che è attenta, che ci crede, pur se infarcita da under, da esordienti e minata da qualche incertezza, come quella mostrata in occasione del gol subito. Tilli, mestiere attaccante, era rientrato con generosità nella sua area, raddoppiando una avversario, si è disturbato con Gasbarro ed ha visto Merola beffare tutti servendo al neo entrato Vergani una fetta di Pandoro da depositare in rete. Era il 60esimo, Fermana abbattuta? No, nonostante i pochi cambi, nonostante i crampi che hanno attanagliato qualche gamba di troppo. Poi ci ha pensato Grassi, freschissimo, ad augurare a tutti buon Natale. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Fischietto in bocca per Cortale che fisca, comincia quindi United Riccione Atletico Ascoli, muove subito la palla, sistema il pallone sulla bandierina Pellacani, alta densità in area di rigore, possa rientrare, non ci arriva Samb e la deviazione, pubblico locale che stava già iniziando a gridare, ma così non è stato. Però la prima occasione è dello United Riccione. Minicucci avanza, prova la conclusione, risponde subito l'Atletico Ascoli con Minicucci che ha goduto proposta da Rossi, che ha trovato ottimamente Ferrara. La sua conclusione però è stata deviata fuori, intanto il corner battuto sul secondo palo da Pellacani. Nicucci. È stato però anticipato.
Cross verso il centro dell'area, c'è la rete, il vantaggio dell'Atletico Ascoli con Cesario, è 1-0, 4 pareggi e 2 sconfitte per i marchigiani. Samb tocca di testa, Maio prova a controllare ma è letteralmente isolato il numero 9, seconda palla che finisce tra i piedi di Colistra. Non trova riferimenti verticali, allora ritorna Dandoi, quindi Martinelli si propone, Ramirez converge verso il centro, poi Ndoi con ordine prova ad impostare lo United Riccione, Colistra verticale, scambia con Picchieri. Ancora il numero 20, Matteucci alza lo sguardo, tenta un traversone, Maio col mancino, c'è la deviazione quando siamo al 28esimo. Altro corner battuto molto bene da Vecchiarello. Maio punta Feltrin, Maio, cross sul secondo pallo, il colpo di testa di Samba, risposta di Pompei, pallone che resta buono, Ferrara se la sposta sul destro, poi finta col mancino, altro cross sul secondo pallo, interviene Pedrini e mette con questa rimessa laterale che viene giocata da Ramirez, intelligente la palla per Ferrara, sterza il numero 10. La sposta sul destro, fa partire la conclusione, si supera Pompei, bravissimo a tuffarsi alla sua sinistra e a non è riuscito a passare, ma la qualità di questo giocatore è evidente. Samb ha la possibilità di girarsi, appoggia su Pellacani che prova a servire Maio, la traccia era molto interessante. Pallone che però non è giunta a destinazione, Matteucci con completa libertà di poter impostare, allarga sulla sinistra, Ferrara, punta Olivieri, se la sposta sul destro, poi appoggia su Picchieri che fa partire una conclusione insidiosa che rimbalza a pochi, e ci arriva Mazzarini, Ndoi, colpo di testa di Samb, non viene seguito da nessuno, poi un rilancio sballato della retroguardia dell'Atletico Ascoli favorisce il recupero di Pellacani. Cross verso Samb. Asset acqua, non sprecarla. Il Chieti chiude il girone di andata e il 2023 con un sorriso, anzi con tre. È la prima volta che la squadra di Chianese segna tre gol e soprattutto costruisce tante altre azioni da rete. Il Matese, ultimo in classifica, ha fatto quello che ha potuto giocando un match a viso aperto e creando anche pericoli alla porta difesa da Serra, anche se il grosso limite della formazione campana sta proprio nell'incisività in attacco, nonostante alcuni ritorni importanti con Galesio, ex L'Aquila, ricamato e il portiere ex notaresco Shiba. Nel Chieti, oggi nella classica maglia nero-verde, torna dal primo minuto Alessandro Gatto in luogo di Mercuri, per il resto stessi uomini che hanno perso di misura a Campobasso. Prima del fischio d'inizio premiato l'ex bomber Claudio De Souza, per lui 18 reti in 32 presenze nella stagione 2012-2013 in Lega Pro Seconda Divisione. Dirige l'incontro Luigi Pica di Roma 1. Il Chieti inizia subito ad occupare la metà campo avversaria, anche se la prima conclusione in porta al secondo minuto è di Galesio. Serra blocca senza difficoltà. 19esimo, punizione di Vincenzo Gatto, sempre più punto di riferimento del gioco del Chieti. Ponte aereo di Conson, sul pallone si avventa Fall, ma alza troppo la mira. Un minuto dopo, grande occasione nero-verde, altro calcio franco, si inserisce Forgione che colpisce a botta sicura, ma Shiba ha un gran riflesso e sventa in calcio d'angolo. Ancora Chieti al 24esimo con Salvatore che impegna il portiere del Matese. È un Chieti che gioca bene, la manovra è fluida e così la pressione nero-verde viene premiata al 33esimo. Discesa sulla destra di Forgione che mette dentro, colpo di testa di Falle, miracolo di Shiba che però non può nulla sul tap-in di Salvatore. Per il classe 2003 è il terzo gol stagionale.
Lo svantaggio scuote un po' il Matese, che al 39esimo potrebbe pareggiare, ma Ricamato sbaglia da pochi passi. Subito dopo è però il Chieti a divorarsi il raddoppio con Alessandro Gatto. L'azione parte da Motorino Masavud, che innesca Salvatore, bravo a resistere a una carica. Pallone in corridoio per il numero 10 nero verde, che a tu per tu con Sciba colpisce malissimo. Le immagini di Antonio D'Ottavio ci portano alla ripresa. Stessi 22 in campo. Dall'ennesimo calcio d'angolo il Chieti sfiora il 2-0 con fall. Il Matese risponde dalla lunga distanza con Napoletano. Serra respinge con qualche difficoltà. Iniziano i cambi. Nel Chieti entrano prima Laziz per Caterino e poi Mercuri per Forgione. È sempre la squadra di Chianese ad avere il pallino del gioco. Anche i ritmi sono buoni e al 25esimo mette al sicuro il risultato Salvatore. Serve fall che conclude di giustezza sull'uscita disperata di Sciba. Settima rete del capitano neroverde. Entra anche Di Sabatino per Salvatore. Il Matese si rivede dalle parti di Serra, molto bravo nell'occasione, con questa bordata del neoentrato Bracaglia. Nei 6 minuti di recupero assegnati c'è il tempo del tris neroverde, punizione dai 25 metri di Postiglione, tiro potente che colpisce la traversa con la palla che poi oltrepassa la linea bianca. Nel dubbio fall in sacca, ma la rete è del difensore neroverde. Al triplice fischio esplode la gioia della curva Volpi. Il campionato torna il 7 gennaio con il Chieti che ospiterà l'Atletico Ascoli per continuare la corsa di vertice in un torneo sempre più avvincente. Collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto. Asset, quando il cittadino è al centro. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Seredil, materiali da costruzione e finiture di interni, Treia.